Ciao a tutti ragazzi, sono qui per fare un tutorial sempre per quanto riguarda sul software, va? Sul software io voglio far vedere di un tutorial, lo facciamo insieme a me. Allora, come fare le granate artigianali da software? Che cosa avete bisogno? Per le granate artigianali da software. Siamo sulla vigilia di Natale e ne costruiamo un bel po'. Allora, per fare le granate artigianali da software avete bisogno di petardi, tipo io ho preso i Magnum, questi qua, i petardi, dei fogli di carta, dello scotch. Io questo penso, un esempio, ho preso il nastro isolante, però di solito però si usa in realtà lo scotch di carta perché lo tira molto meglio. Nastro adesivo, forbici e pallini per soffiare. Allora, abbiamo il nostro tutorial con il nostro computer, personal computer, con il mio laptop. Andiamo su Google Chrome. Eccomi qua, tutorial granate artigianali. Eccomi qua. La granata artigianale da software. Poi ci si può fare anche i fumogeni da software. I fumogeni artigianali li potete farli voi semplicemente con granata software. Ah, alla fine dello scotch normale va bene pure quello. Lo scotch normale. Preferisco usare pure lo scotch normale, va? Partiamo con i fogli di carta. Basta che guido tutorial qua. Peghiamo il foglio a metà. Vediamo il foglio a metà, poi dovete Non è che sono bravo a... Non sono molto bravo.
Una specie di imbuto, va? Guardate un po'. Adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo tagliare a metà. Dobbiamo tagliare a metà. Dobbiamo tagliare a metà. Poi io la devo farla pure esplodere la granata, quindi devo fare una sacca non è che sono proprio bravo a farla. Allora, non sto capendo niente. Allora, come la devo rifare? La devo rifare, allora, fare così. Allora, come sto facendo, chiudiamo il forno, ne mettiamo un po' di scotch. Di scotch. Faccio male, tanto il resto del video, cioè io.
faccio un poco male, perché questa dovrebbe esplodere, quindi ecco, quella fatto il cono, una sorta di imbuto. Una sorta di imbuto, mettiamo un altro po' di scotch. Un altro po' di scotch. Non troppo, perché sennò adesso aggiungiamo un petardo. Io in questo caso uso i magnum perché mi trovo molto bene con questi. Uso i magnum. Prendete il petardo. Questa dovrebbe esplodere, però. E la mettiamo esattamente qua dentro. Poi mettiamo dei pallini. Poi alla fine mettiamo dei pallini. Anzi, faccio come al solito. Aspettate. Questo lo fa a mano, io invece lo faccio col BB Loader. Invece lo faccio col BB Loader. Mettiamo un centinaia di pallini, 100 pallini, no? Cioè, niente. Non ne ho messi tanti. Allora, cosa al centro deve andare? Allora, la granata deve andare al centro. Ecco così. E con lo scotch attacchiamo tutto. Prenderà un po' di fuoco, ma ecco qua, la granata l'ho fatta, vedete? La granata non è venuta un granché, però fa veramente molto molto bene. Non ci ho caricato un centinaio di pallini, va? Bene, questo è tutto. Poi più là vi faccio vedere la prova di sparo di questo gigio artigianale che ho fatto. Bene, questo è tutto. Noi ci vedremo al prossimo video. Ciao ragazzi!